Amici di Lario Sport, buonasera, ben ritrovati. Puntata numero 4 di Bar Lario Sport. Con me Luca Pinotti. Buonasera. Prima parte di trasmissione senza ospiti oggi, ne aspettavamo, poi ci sono stati dei contrattempi, mentre l'avremo nella seconda parte con Luca Binda. Solito aperitivo del lunedì con la panoramica sui campionati di calcio dilettanti delle Comasche a partire dal Como che ieri ha vinto anche ad Olginate, terza vittoria consecutiva. Forse miglior risposta non poteva arrivare dal campo dopo, insomma, l'estate che i tifosi hanno Sì, trascorso. Luca. assolutamente sì. Una vittoria bella, bella, importante, anche come dire, che ha mostrato anche delle cose diverse, no? Rispetto alle prime due partite, andate via sostanzialmente in scioltezza. Ma Como ha comunque rischiato, nel senso che è rimasto in 10, ha subito un pareggio, primo gol stagionale subito da Como la terza giornata, ma nonostante tutto è riuscito comunque a ricompattarsi, a vincere e a difendere senza soffrire In inferiorità numerica. un'inferiorità numerica minimamente, ecco, l'Olginatese. Ecco. Se posso già dire subito, 9 punti, primo posto, punteggio pieno, ma ancora, anche questa partita Sì, non è un forse non test i test più probante, probanti, ecco, nel assolutamente no, senso. devono ancora Però arrivare tutti, guardiamo però il bicchiere mezzo pieno, no, no? assolutamente, Infatti, comunque è anche meglio partire per... bene. Esatto. Ci ricordiamo l'anno scorso la partenza del Sì, Como, non giusto? fu Ecco, esaltante, no, anzi, poi dopo comunque... durante l'anno si continua a parlare, peccato che siamo partiti così, ma Esatto, siamo partiti così. quindi meglio essere, come dire, ecco, Se, col senti, punteggio entriamo un pieno. po' più nello specifico. Luca, ti chiedo, visto che anche ieri hai seguito la partita, hai visto a livello di giocatori, tanto la regia sta mandando delle foto che il nostro fotografo ieri ha appunto scattato sul campo di Olginate. Chi bene? Beh, ancora una conferma di Capitan Gentile che magari non avrà delle doti tecniche clamorose, però effettivamente è un giocatore il cui peso si sente come. È un centrocampista, il capitano ed è pure il capocannoniere. I primi due gol li aveva fatti sul rigore nelle prime due giornate. Ieri, dopo 4 minuti, ha sbloccato di testa su un passaggio di Fusi. Un altro ragazzo molto Se interessante. gentile, Anzi, sbaglio, Celeghin. se gentile è una certezza, tra le novità chi ti Sì, senti a me in questo menzionare? momento mi stanno piacendo molto Celeghin, che è un giovane, un centrocampista, una mezzala, un grande fisico, arriva dall'Inter, molto interessante. E anche l'utilizzo di Fusi, quel ragazzo del settore giovanile, come esterno del 3-5-2, devo dire, un esperimento che mister Banchini ha, insomma, possiamo dire che non è più un esperimento perché Perché ormai ormai lo sta mettendo sempre lì e veramente prove convincenti tutte. Quindi devo dire, tra le conferme, Gentile sicuramente, questi due giovani, perché è giusto parlare di giovani, e poi direi anche una mezza sorpresa che in realtà i tifosi del Como conoscono già, è Borghese, perché ecco, Borghese è non è un arrivato tra, giocatore, non è diciamo, arrivato tra gli tra gli applausi, applausi, e sappiamo soprattutto col perché. tappeto rosso perché ha avuto degli screzi con i Sì. tifosi quando è passato il Livorno, segnò al Como e fece un'esultanza ritenuta poco Rispettosa verso i tifosi rispettosa, insomma, la d'Ariano. famosa mano all'orecchio. Ecco, Però quindi, sul campo ma sul sta campo cercando di farsi, sì, diciamo ed è così, una cosa che lui dice perdonare. sempre, ribadisce in ogni occasione, lui ci tiene proprio a voler cambiare Sì. entro la fine della stagione, lui spera, il giudizio della tifoseria su di lui. Vedremo se ci riuscirà. Intanto ha fatto due gol in due partite, tutti e due importantissimi. Senti, un'altra cosa mi dici del mister? Perché anche lui, nel senso, se ne è poi parlato poco, so che l'hai anche intervistato, l'hai sentito, che impressioni ti ha fatto fin Il qui? mister sembra una persona molto equilibrata, nel senso che quando parla, quando gli si rivolge la domanda, è sempre molto riflessivo, non parte mai, no, Sprombattuto. sgombattuto, pensa un attimo. Ed è una persona che secondo me è un allenatore bravo, competente, si sta inventando alcune cose che gli stanno riuscendo, ho fatto esempio prima di Fusi. Ed è sicuramente una sua idea, lui lo vede, l'ha detto lui stesso, dovrebbe avere questo giocatore il campo davanti e non
non dovrebbe giocare spalle alla porta, quindi è una sua idea che finora sta convincendo. Ed è anche un allenatore che ha sicuramente un suo credo. Mi sembra anche un pelino più, come dire, rispetto ad Andreucci, che era comunque un bravissimo allenatore, molto misurato, ha un pochino più propositivo, noto più verticalizzazioni, più voglia di aggredire. Andreucci era più, mi sembra più improntato a un lungo fraseggio, invece lui mi sembra più diretto nella Certo. conclusione dell'azione. Avremo modo di portarlo anche qui in trasmissione perché se tutto va come è andata L'abbiamo settimana chiesto, prossima, sì, la l'abbiamo settimana prossima anche chiesto. l'ufficio stampa del Como di volta in volta, ecco, quando possibile ci manderà degli ospiti qui in trasmissione per così un po' intervistarli e raccontare un po' come va la stagione. Un'ultima cosa sulla partita Oginatese-Como, doverosa per l'Ilario Sport È e perché chiaro. siamo anche contenti perché ha giocato Gianluca Greco, che è l'ultimo pallone Esatto, d'oro l'ultimo Lariano di pallone Ilario d'oro Sport, giusto? Non era Lariano. dato tra informazioni, invece a sorpresa. Sì, ha giocato e Gianluca è stato, Vedo anche in foto magari sulla provincia di Oggi. ricordiamo anche che la sua è stata una scelta anche abbastanza coraggiosa, perché a 31 anni rimettersi in gioco, poteva restarsene a Pontelambro a fare anche Un'eccellenza, eh. protagonista, e invece l'Oginatese, dove ha passato alcuni anni della sua carriera Sì, prima del grave l'abbiamo infortunio, raccontato l'abbiamo ricordato molte quest'estate anche volte. sulle pagine del nostro ultimo almanacco, infatti. Tornato e comunque gioca titolare, penso a ragion veduta, anche perché onestamente mi sembra una rosa molto molto modesta quello dell'Oginatese, molto tenace, molto, però Tanti giovani onestamente che molti provano ad giovani, avanzare, la ancora un politica ora un po', po' poi quella, sicuramente magari può avere grandi strada margini di facendo. miglioramento. La cosa che mi ha incuriosito è vederlo ieri giocare come marcatore Nella centrale difesa 3, nella no? difesa 3, un ruolo che per lui non è assolutamente, cioè, perlomeno non l'ha mai fatto in carriera, però a fine partita insomma, l'ho salutato e mi Bene, dice: anch'io. io sto dove mi mette il mister. In bocca al lupo, quindi a Gianluca Greco, la sua stagione di nuovo in serie di Collo Ginatese. Chiudiamo qua il capitolo calcio Como, o meglio, il prossimo appuntamento. Mi piace sempre sapere con E chi giocheranno gli domenica azzurri. Senigallia in casa contro il Cisarano. Diamo anche una nota di Sì. servizio: entro sabato si chiuderà la campagna abbonamenti, per quel Giusto. che può Valere, valere perché diciamo quest'anno, che perché quest'anno quest'anno c'è per i noti motivi, uno ecco, l'abbiamo sciopero già detto appunto, dell'abbonamento. Ecco. esatto, va Ferma bene. 280 unità, Forse dovrò un davvero minimo minimo storico, storico, minimo assolutamente. storico. Passiamo all'eccellenza, perché anche qui ne abbiamo da dire dopo la quarta giornata, vero Luca? Quarta giornata d'andata, partiamo dal girone A dove Sì, dal girone A, dove abbiamo una bellissima vittoria del Mariano, 3-1 contro la Varesina, una delle formazioni indicate, insomma, per il passaggio diretto in Serie D, addirittura una squadra che pensava, sperava di giocare perlomeno, la di Serie giocare la D. Serie D, se Como fosse stato ripescato in Serie C, sarebbe stata Esattamente. automaticamente ripescata in Serie D al suo posto, la Varesina. Sì, Non è bella andata vittoria. alla vittoria, è andata al Mariano, una vittoria di rimonta. Dopo il gol di Francese sono arrivati i gol di Milazzo, che è Milazzo, uno dei nuovi, Zorloni, Zorloni e e di il solito Giuliano, che Giuliano. sono ormai un leader Pieni della squadra. complimenti a Battistini e ragazzi, Sì, perché sì, sì. comunque Una questo vittoria risultato è importante, molto importante. che ha anche un valore di classifica, perché il Mariano ora è a, diciamo, metà classifica, ha Fermati. superato la stessa Varesina, ma soprattutto ha superato il Fenegrò, Eh e sì, eh quasi sì. apre Infatti un'altra oggi parentesi. nell'anteprima del lancio della trasmissione vi davamo appunto che mi scriverò che vi avremmo dato notizie un po' sulla situazione perché chiaramente la sconfitta di ieri non ha fatto No. felice la dirigenza, sicuramente non il presidente, sai bene, è un po' tutta l'alta dirigenza. Sì, sì. Che aria si respira a Fenegro, insomma, Beh, qualche. insomma, un 4-1 un po' pesante. È vero anche che ci sono stati due rigori, di cui uno molto contestato, però assolutamente la situazione di classifica non è in linea con le aspettative. Ecco. La squadra è Quindi stata c'è un po' costruita per di. provare a vincere il campionato, insomma, questo avvio, 4 punti in 4 gare, E sono un quindi po' c'è pochi. già chi già, insomma, ipotizza cambi allenatore, addirittura nei giocatori, però. Insomma, situazione di evoluzione. Ricordiamo anche Anche mercoledì c'è un turno di Coppa Italia, ci sono gli ottavi di finale contro il Casazza in trasferta, una squadra bergamasca,
e quindi insomma Potrebbe essere una potrebbe esaurire, partita, potrebbe essere che una potrebbe, partita, insomma, decidere un po' sì. sul futuro della, sulla Però stagione. al momento non ci sono ancora notizie, comunicazioni Sì, ufficiali. In questo ufficiale. momento, cioè, questa è l'aria che tira. Ecco. Nel girone B, invece, com'è andata le due Erbesi? Prima vittoria in eccellenza, quindi un momento anche importante per loro, per la Pontelambrese, che ha vinto 2-1 contro la Louisiana, ed è una partita, insomma, importante perché anche questa in rimonta, la Pontelambrese perdeva 1-0 e nel secondo tempo, nei primi 2 minuti, è riuscita a ribaltare la situazione con una punizione di Gerosa e un gol di Aramini. Domani troverete un approfondimento sulla pagina dedicata al calcio dilettanti del martedì della provincia, dove vi ricordo trovate sempre tutti i top 11, il podio della domenica, le classifiche marcatori, appunto gli approfondimenti Esatto. e uno dedicato anche in parte alla Ponte Ecco, Lambrese. una vittoria importante perché innanzitutto la Pontelambrese si stacca dall'ultimo posto, non è mai bello essere ultimi anche dopo solo 3-4 giornate, quindi staccare l'ultimo posto anche psicologicamente. E siccome anche a Pontelambo l'ambiente è un po' frizzantino, come si dice, è insomma un altro passo falso, magari avremmo potuto indurre diligenza a prendere i provvedimenti, magari insomma, E invece, dai, ecco, bene, invece. complimenti anche alla Ponte Lambrese, la sua prima Esatto. storica vittoria in eccellenza. L'Arcellasco? L'Arcellasco è l'unica squadra ancora a non aver vinto in eccellenza. Un altro pareggio, Ieri. veramente rocambolesco. L'Arcellasco aveva ormai in pugno la Era in vittoria vantaggio per 2 reti a 2-0 zero. contro Zingonia Birbellino, che è una Birbellino. società nuova, no? No comment sul No, nome, come un nome, però però era. è anche vero che tante volte si uniscono le forze e si Sì. uniscono anche i Sì, ma valori. trovano un altro nome, dai, non si può chiamare una squadra Zingonia Birbellino, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, perché noi abbiamo le nostre, E non sono non poche. sono poche, peggio Lecco, Ecco, non eh. parliamo. E quindi vinceva 2-0, gol di Agostoni e di Caligiuri, tra l'altro 2 gol segnati nel secondo tempo inoltrato, e purtroppo poi c'è stato un pareggio, perlomeno anzi, ha accorciato le distanze la squadra bergamasca con una punizione contestata, perché c'è stata una punizione calciata prima del fischio C'è arbitrale, stato un po' palla in di. area, e gol, tutti fermi. E poi c'è stato nel finale il pareggio, anche qui in posizione dubbia, molto contestato questo gol. Beh, Comunque, speriamo che 2-2. l'Arcellasco possa rifarsi e conquistare la prima vittoria domenica contro un'altra squadra impronunciabile, l'Offanenghese. Offanenghese. Ecco, giusto, vedo che nel prossimo turno. Questo per Tremonda, quanto. direi. Sì, Tremonda. mi sembra di sì, anche la Louisiana era di quelle parti Sì. lì con la Ponte Lambrese. Chiudiamo la parentesi eccellenza, promozione, ti racconto un po' io com'è andata nei due gironi. Nel girone A la Guanzatese ha ottenuto un buon punto in casa della Vergiatese, la capolista Vergiatese, 2-2 in rimonta. Ha giocato molto bene nel secondo tempo la Guanzatese, ma è riuscita poi ancora una volta proprio all'ultimo con Molteni, dopo che c'era stato l'1-1 di Coppola, a fissare il punteggio sul 2-2. Quindi altro risultato positivo importante per la Guanzatese. Nel girone B invece brutta sconfitta per l'Alta Brianza. Anche qui facciamo un po' un parallelismo col Fenegrò. L'Alta Sì. Brianza non ci nascondiamo, è ovvio, è una squadra costruita in estate, pur da matricola e neopromossa, per vincere, provare a vincere il campionato e insomma non è andata bene. L'attenuante sono davvero i tanti infortuni perché praticamente c'era circa una decina di giocatori non disponibili per Mister Dato. La sconfitta è stata meritata, queste sono parole che mi ha riferito oggi il DS Gian Giacomo Frigeri. Oggi compie gli anni, gli facciamo gli auguri, auguri al DS dell'Alta Brianza. È chiaro che insomma non è che ci siano fatti prendere da isterismi questa sconfitta, però chiaramente ha rabbuiato un po' l'ambiente. Ora la risposta del campo devono arrivare al più presto punti e bisogna riaccorciare il gap con la capolista, un'altra matricola, il Visnova, che è tornato a vincere ed è in testa solitario a 10 punti, se non dico male, esatto, Visnova 10 punti perché la Colico del Risa è pareggiata, è rimasta 8. Facciamo un parallelismo col basket, che mi sembra che è il caso Cioè, di parlare bravo. anche di basket, perché Sì. giustamente oggi parlavo con coach Brienza, vice allenatore di Toni Cantù. Cantù. È una squadra con tanti singoli forti, se non è coesa, se non è ancora ben rodata, insomma, Ci vuole anche ci vuole del tempo. La stessa certo. Cantù è una squadra non
pienissima, ma con Sì, ci sta sprazzi di questo talento, effettivamente no? E di paragone. atletismo, ma lavorano insieme da poco più di un mese. Qua siamo alla quarta giornata, un mese di campionato, Esatto, eh. e con tu addirittura il campionato non è ancora iniziato, purtroppo è stata eliminata, diciamo, dai preliminari di Champions League, per cui Sì, non è la l'Europa, Champions League come quella del calcio, è una manifestazione europea comunque bella, si affascinante, ma dice che è intorno la terza, si dice sia alla la terza terza competizione. competizione europea, poi c'è chi dice che è meglio delle, insomma, è comunque la competizione europea da cui Cantù è stata Certo. esclusa. Resto appunto, chiudo il punto sulla promozione. Il Wisnova ha battuto 3-1 il Barzago di Abate Russo. Il gol della bandiera del Barzago l'ha segnato Bertele, vecchia conoscenza del calcio comasco, nelle ultime stagioni anche forse a Mazzatese, la Vasca, ex Cantù, ex Mariano, molto conosciuto. Torno brevemente al Girone A perché devo segnalare un'altra vittoria con 4 gol della base 96 di Landriani, questa volta a discapito del Meda di Cairoli, alla terza sconfitta consecutiva. E anche qui un Meda che ha allestito, pur da neopromossa, una squadra importante. Chiaramente queste 3 vittorie, queste 3 sconfitte consecutive hanno un po' agitato le acque. Staremo a vedere nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Bene anche l'Alentatese, che dopo il cambio di allenatore, con l'arrivo di Martinelli, ha ottenuto la prima vittoria in campionato, la ferma al palo, ha vinto 4-2 in casa dell'Uboldese di Bomber Tartaglione. Questo è il punto per i campionati principali. Prima di andare in pausa, volevo fare a tutti un invito perché mercoledì, vi faccio vedere, questa è una copia della pagina della provincia uscita nel fine settimana. Mercoledì al Driver di Como verrà presentato il nuovo inserto Piccoli Calciatori, un nuovo prodotto editoriale appunto, del quotidiano La Provincia, con il quale collaborerà anche la redazione di Ilario Sport, dedicato appunto ai esordienti, pulcini, primi calci e Piccoli piccoli amici. amici. Uscirà dalla metà di ottobre, ogni martedì ci saranno, Luca, correggimi se sbaglio, risultati, classifiche, i marcatori dei Sì, campionati esordienti e pulcini, esatto. foto, figurine, caricature. Caricature Ecco, che poi sarà una grande anche la novità. redazione di Ilario Sport contatterà tutti i responsabili per spiegare nel meglio questa iniziativa che verrà presentata mercoledì alle 18:30, 19, diciamo Sì. all'incirca. Prima della riunione dell'attività di base, quella proprio ufficiale della FIGC di Como, che si terrà dopo l'aperitivo, sempre al Driver, attorno alle 20, saranno presenti il direttore del quotidiano della provincia, Diego Minonzio, e Roberto Galia, che è uno dei primi personaggi appunto che comparirà sul nuovo inserto Piccoli Calciatori, e dovrebbe esserci anche Gianluca Bel, campione del mondo, Gianluca Zambrotta. Quindi è aperta a tutti, dirigenti, genitori, vi aspettiamo al Driver di Via Pasquale Paoli a Como, mercoledì 18:30, dopodomani, mercoledì è il 3 C'è ottobre, anche sì, l'aperitivo. c'è anche l'aperitivo, Bene. certo, non può mancare, assolutamente. Andiamo in pausa, torniamo tra una manciata di secondi con la seconda parte di Barlario Sport con Luca Binda e un nuovo ospite. A tra pochissimo, ciao Luca. Ben ritrovati, sempre in diretta, seconda parte di Barlario Sport, quarta puntata dell'1 ottobre 2018. Benvenuto al nostro ospite Matteo Cantale, direttore sportivo della Casnatese, e con noi Luca Binda, Buonasera. nostro, diciamo, esperto di redazione di prima e soprattutto seconda e terza categoria. Ciao Matteo, Ciao a com'è tutti. andata ieri innanzitutto la tua Casnatese? Ma poteva andare meglio, diciamo così, ecco, non è stata Dopo una gran allora. partita. Dopo ce lo racconterai nel Certo. dettaglio, partiamo con il punto sulla prima categoria. Luca, che giornata abbiamo vissuto ieri? Prima categoria vengono le due squadre a punteggio pieno, il Cabiate e il Porticchetto, in particolar modo la signora del Cabiate che ha vinto 4 partite su 4 sul campo. Ieri ha vinto con un po' di polemica sul campo del Senago 2-1 e appunto resta a punteggio pieno. Così come il Porticchetto, che ricordiamo ha comunque una vittoria ottenuta a tavolino, comunque ieri terza vittoria consecutiva sul campo, si è imposta tra l'altro sul campo difficile, quello della Foro Pesaro Nago, che era ancora in battuta, Ti interrompo brevemente, il Porticchetto 2-1. ne parleremo domani sulla pagina dedicata al calcio dilettanti della provincia. E sì, mentre c'era lo scontro diretto tra le terze, Taverno e Ledesio, che hanno pareggiato 0-0, poche emozioni sono rimaste pari. Ne ha approfittato il Castello che si è staccato con una
rete del solito Longoni secondo, quello più giovane dei due, e con il raddoppio di Bassola Bianca ha vinto 2-0 sul campo del Rovellasca e ha da quindi staccato le due terze a Taverna Ledesio. Poi segnalerei anche il primo successo della Vientelli, i primi punti, il primo successo, 2-0 Monnezzegna, che invece ha perso tre partite di fila, e la Sì. crisi del Cantù, che 4 partite e 4 sconfitte. Ieri ha contenuto il passivo, però 1-1 sul campo della Vita, che invece comunque da neopromossa sta esatto. facendo bene. Quindi vedo Cabiate, Portichetto 12, Castello 10, Taverno, Adesio 8, Ardita 7, Lomazzo 7, via dicendo. Matteo, segui immagino un po' Da ormai segnalare anche adesso. appunto, scusa, il Sì, bel successo prego. del Lomazzo fuori casa sul Dinova con un gol della Stella dell'attacco Lu Speziale. L'ho visto sui loro canali social, che sono molto attivi a Lomazzo. Matteo, adesso che fai il DS, perché sei stato anche tu calciatore, dopo ce lo racconterai, ti volevo chiedere appunto come vedi questo campionato di prima B, che come sempre è avvincente quest'anno, mi sembra possa esserlo ancora di più. Ma innanzitutto vedo che comunque le squadre che dovevano partire come favorite stanno rispettando quello che è Pronostico della il vigilia. pronostico, ecco. Sono tutte squadre che a livello societario sono molto preparate, sono squadre che non potevano magari sbagliare per l'ennesima volta e stanno facendo sicuramente molto bene. Comunque vedo Castello, Sì, Cabiate, infatti Castello Portichetto lì. che quest'anno si deve sicuramente riscattare dopo un'annata non Un po' particolarmente positiva con la positiva. retrocessione della Dunque, promozione. sicuramente anche la Ditta stessa dove c'è una vecchia conoscenza casanatese, che è il mister di seconda corbetta, sta Ah, perché facendo l'Ardita comunque è molto bene. Sì, pazzesco. assolutamente. Dunque, tutte squadre che stanno rispettando i pronostici, La tua diciamo. favorita? Ma allora, io sinceramente il Cabiate non lo conosco granché bene, nel senso me ne hanno parlato. Io penso che sia la squadra, come dicono tutti, a livello societario, a livello anche di organico, forse più preparata. Però penso anche che il Castello quest'anno si sia rinforzata a maggior ragione per poter dare veramente una scossa a quella che è stata la sua permanenza per adesso in prima categoria. Ecco, dico un po' Quindi, così. vabbè, ci aspetto da quello che abbiamo visto per il primo mese, sì, dovrebbe essere davvero un bel Anche campionato. il Taverna, secondo me, ha fatto un'ottima campagna acquisti con dei giovani Dopo sicuramente anni molto. da outsider, Sì, quest'anno hanno ha fatto fatto magari non più fatica. nascondersi e dire, guarda, No, giochiamo per restare lì sì, davanti, il eh. mister è rodatissimo ormai Beh, certo, una tanti anni ha vita fatto Mister Malacarne. e Anche tanti lui può, giovani. penso, possa avere l'ambizione di dire, ok, stiamo lì. Assolutamente, anche perché anche la Taverna stessa è una società ben fondata Sì, adesso e ben. l'hanno, dalla scorsa primavera c'è stato un rinnovo di cariche societarie, una riorganizzazione, stanno lavorando molto bene. Assolutamente, Confermo. assolutamente. Luca. Ma vorrei segnalare anche nel girone C la seconda vittoria stagionale della Giovanile Canzese, che da neopromossa comunque è partita con 7 punti in 4 gare. Ieri ha vinto 1-0 con il Giusto. Costa Masnaga, con un gol di un giovane prodotto dell'Arcellasco, Dario Valentini, in classe 99. Diciamo che la Giovanile Canzese è partita bene in questa prima parte di Quella campionato. foto del buon Fritz Già della giornata la principale, conta. decisivo ieri comunque in Beh, porta, ormai ex le... portiere dell'anno. lì è intramontabile Gabriele Intramontabile. Giacomo Frigerio. Passiamo alla seconda, Luca. Ok, la seconda categoria partirei Da dal girone quale girone? H, perché Dall'acca. so che ci sono anche un paio di domande che posso fare al nostro Bene. ospite. Racconta un po' ai nostri web Innanzitutto spettatori, insomma, cosa è la successo. notizia della giornata è che l'Ezio ha perso i suoi primi punti, ha pareggiato 1-1 con Maslianico ed è stato agganciato in vetta dall'Itala che ha vinto 3-0 con Non Valsoldiera. abbiamo più la squadra a punteggio pieno, No, quindi. né qua né neanche nell'altro girone. E l'Itala, che è allenata da Riccardo Clerici, che mi dicevi tuo amico, nonché Sì. tuo allenatore che l'anno scorso all'Andrate, e come lo Assolutamente. vedi, come vedi l'Itala quest'anno? Allora, innanzitutto l'Itala comunque anche l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, purtroppo dopo non è riuscita a ottenere la promozione come magari tanti speravano sotto la guida di Guerra, che è andato quest'anno a fare una nuova Marco Guerrieri. esperienza. È arrivato il mister Clerici, che è sicuramente uno degli allenatori più preparati che abbia mai conosciuto. È una persona sicuramente pronta e preparata per far fare il salto di qualità all'Itala, nonostante quest'anno abbiano avuto un inizio un po' diciamo titubante dal punto di vista della rosa, perché hanno avuto qualche problematica, però lui è una persona di polso, l'ha presa a cuore e penso che farà veramente ottime cose, anche perché è molto legato alla squadra Itala, dunque
Penso che farà veramente molto bene. E invece un altro risultato, non dico a sorpresa, però un po' particolare come si è verificato, è stata la rimonta del Cassina Rizzardi sull'Andratese. Cassina Rizzardi che perdeva 2-0 ha vinto 3-2 con 3 gol in 10 minuti tutti nel primo tempo. E anche qua, parlando di Andratese, la tua squadra di ultime 3 Sì. stagioni, quest'anno molto Infatti, perché diversa. posso per me, io voglio conoscere appunto lui, perché è il DS della Casinatese, ma fino all'anno scorso cosa faceva? Ero ad Andrate, sì, ero ad Giocavi? Andrate, giocavo ad Andrate, sì, erano 3 anni che ero lì, 3 anni E dietro con il bellissimi, capitano è ero diventato. dietro l'anno scorso il capitano, grazie alla dirigenza che mi ha dato, voluto dare questo premio, diciamo, per il senso d'appartenenza che Dopo le tre avevo stagioni. E dimostrato a questa squadra, che mi ha dato veramente tanto. E poi poi però a fine stagione hai smesso. ho avuto purtroppo ad aprile un infortunio al ginocchio sinistro, dopo aver operato già il destro qualche anno fa. Diciamo che è uscito il cartello, è ora Molto di probabilmente era ora smettere. di far contenta la moglie, di passare a qualcos'altro di E poi meglio. immagino quando gli hai detto che andavi a fare il direttore sportivo, No, beh, devo ringraziarla Ciao. perché comunque mi ha sostenuto anche in Infatti. questo passaggio, che non è stato assolutamente No, facile, perché assolutamente. l'impegno non è sicuramente minore, anzi, No. cioè cambiano magari le tempistiche, ok? Cambia le tempistiche, Non torni a casa però con la borsa del ghiaccio, magari torni a no, casa e neanche con la arrabbiato. borsa sporca, però Arrabbiato, lo stress è tanto. No, dicevamo sull'Andratese che appunto la squadra che ha cambiato molto, un tuo giudizio, perché comunque mi pare una squadra Sì. competitiva che però magari è partita un pochino zoppicando. Ma è una squadra, io li vedo il martedì perché abbiamo l'allenamento in concomitanza e andando giù a trovare i miei ragazzi li vedo spesso. Io penso che sia una squadra sicuramente molto preparata. Senza guardare i nomi in rosa, è comunque una squadra da È parte del arrivato un mister, allenatore giovane, britannico, che lui ha una appena persona di smesso, nel esperienza, senso nel uno senso che di che calcio dilettanti ne sa perché. assolutamente ha portato sicuramente una ventata di novità in questa società che aveva forse anche bisogno di questa piccola scossa. Io sinceramente so che loro non sono preoccupati e gli do ragione perché hanno tutte le carte anche loro per riemergere dalla situazione che Sì, prestano quattro niente, punti, però quattro dopo punti. 4 giorni, dopo questo inizio di campionato è un po' la base, soprattutto perché comunque anche loro hanno cambiato tanto, di conseguenza ci sta che qualche turno un po' di assestamento ci stia, ecco. Quindi Itala e Lecce no, sono un po' le due favorite, come dice la classifica, dopo queste 4 giornate, oppure c'è da aggiungere qualcun altro, Ma direi che secondo sta voi, facendo chiedo bene sia a anche Luca la che a Fiera Marco. Bernardino, sono in forma, hanno fatto 2 vittorie di fila, sono lì a un punto di distanza. La Caser magari si poteva aspettare, la Bellagina un po' di meno, è una sorpresa. Ieri ha vinto in rimonta sul campo di Villaguardia. Penso che anche loro siano da tenere presente, ma anche altre formazioni che sono magari un po' più nelle retrovie adesso. Faccio ad esempio il Cavallasca, che anche lei giovedì in anticipo ha vinto la sua prima partita contro l'Albatecalcio. Guardate che vedo che è un po' in È un crisi po' il in Parma, difficoltà, sì, però. un po' in difficoltà, però sembrerebbe che si è sbloccato il bomber di Piazza ha fatto il Piazza primo gol, che ha giusto, primo segnato gol di Omar comunque. Piazza. Ma restiamo a vedere, anche qua comunque Girone H lo conosci bene, è sempre bello vincente perché tutte le partite non Assolutamente. sono mai scontate, Sì, no? volevo fare un piccolo saluto a bomber Cesare Carvelli che ieri è tornato al gol dopo un sacco di problemi alla schiena che Ex giovanile di l'hanno Cantù, poi 100 gol con ammalato. l'Albatecalcio, è stato in Svizzera, Capitano, doveva sì. smettere, invece è È tornato tornato a Villaguardia. dopo i grossi problemi fisici, per fortuna ieri è tornato al Nonostante gol. avevano perso 2-1 con la Bellagina, Purtroppo, però sì, ma anche loro sono una Cesare, squadra quindi non salutiamo molto. Cesare, che anch'io conosco e saluto Certo. affettuosamente. E nel girone G invece, come dicevamo prima, non ci sono più squadre a punteggio pieno neanche quel girone, perché la Cilici Vegnano, che era appunto a 9 punti, ha perso 2-1 con la Rovellese, che è la sorpresa del momento, neopromossa alla terza vittoria di fila, ne parleremo tra l'altro Domani domani. sulla pagina del calcio dilettanti della provincia. Mentre invece la Salus Turati ha pareggiato 2-2 sul campo del Don Bosco, formazione di Cesano Maderno, che tra l'altro parrebbe comunque essere una formazione tra le favorite comunque del girone. E questo per quanto riguarda appunto il Girone. girone G, e quindi si è avvicinato alla stessa Rovellese e soprattutto è andato in testa il Montesolaro, che nella gara da ex di mister Alessandro Brenna ha vinto 3-1 sul campo della Nella Virtus sua ex Cermenate. Virtus Cermenate. Sì. Qui segui, conosci anche Sì, queste, sì, sì. eh? Come vedi là davanti, Turate, Montesolaro, Rovellese, CDG Vegnano, Novebrato, 4-5 squadre che sono, Sì, eh. Montesolaro avevo seguito gli spostamenti di mercato e sapevo che sicuramente potevano presentarsi tra Brenner nelle parti alti. Poi Brenner ed Elly sono una coppia Daelli. ormai Affiatata, rodata, proprio rodata da sì. anni e anni.
E la Rovellese è un'ottima Bella sorpresa, è sorpresa, un'ottima sì. Perché sorpresa e sinceramente fa ieri il anche 2-1 sulla CDG di Mister piacere. Non Porro, che è è stato nostro ospite settimana scorsa, è un risultato assolutamente che. scontato, anzi, è stato sicuramente un gran risultato. Comunque, complimenti ragazzi. Bene, arriviamo alla terza categoria, così vediamo, sentiamo che cosa dicono i diretti interessati di questa giornata. Ricordiamo appunto la Casnatese che gioca nel girone A e ieri ha pareggiato 1-1 in casa con la Libertas. È un girone che vede sulla carta 3-4 squadre che si potrebbero staccare. Penso che la Casnatese ambisca a essere una di queste. Sicuramente c'è la Porlezzese che ha vinto 5-1 con l'Astro, i Cacciatori degli Alpi che hanno vinto 7-0 con la Pro Olgiate, la stessa con Cagnese che dopo la vittoria dell'esordio ieri ha riposato. E poi penso che abbiate ad esserci anche voi, non so che tipo di campionato volete fare e che parte avete fatto ieri. È normale che, nel senso, uno parte sempre con l'idea di fare meglio possibile e dobbiamo anche essere sinceri, da retrocesse quest'anno dobbiamo per forza puntare a voler fare un campionato di un certo L'obiettivo è tipo, quello, nel senso che ho visto anche anche un po' come perché avete riorganizzato la squadra, mi sembra assolutamente che comunque la volontà sia quella. anche la Casnatese stessa, come dicevi prima te giustamente del Taverna, negli ultimi anni ha subito anche a livello societario un certo tipo di Sì. assestamento e si è sistemata anche dal punto di vista Rinnovata, rinnovata riorganizzata. e organizzata. Noi naturalmente puntiamo a dare dei nuovi stimoli ai ragazzi che l'anno scorso sono rimasti abbastanza delusi giustamente dalla retrocessione che nessuno si aspettava a inizio stagione. È un girone difficile da commentare perché a differenza degli altri, essendo già solo le due giornate e non Certo, quattro, certo. ed essendo poche le squadre, è sempre un girone difficile. I risultati lo dicono chiaro, dal 7-0 al 5-1. Eh sì, bisogna Sono. capire. L'impressione è che si possa avere una spaccatura tra fasce di un gruppetto di alta classifica e un altro di bassa. Ieri ho visto la Libertas San Bartolomeo e faccio complimenti anche a Ma loro perché se ne sono parla molto bene come organizzati. squadra, se ne parla bene come squadra. Dopo 2 anni che comunque sono in categoria, questo è il terzo anno se non mi Sì, forse sbaglio, sì, sono la prima volta che sono è attrezzati. veramente una squadra messa bene in campo, con dei giocatori validi e gente che veramente si vede che lo fa con passione e lo fa bene. Dunque complimenti anche a loro perché ci hanno messo parecchio in E difficoltà. ieri un pareggio che avete ottenuto nel finale su rigore, se non Sì, sbaglio, giusto? finale su rigore, e poi abbiamo preso due traverse con Ah. Vincenzo Inghilterra che è stato tesserato venerdì di corsissima perché abbiamo avuto un sacco di Ma è problematiche. quell'Inghilterra che tanti anni fa giocava nella Bregna neonatica, Sì, giocava con come adesso. Andrate. Ok, nel senso, non è uno di primo pelo, No, 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 infatti, però abbiamo tesserato venerdì perché Beh, avevamo sicuramente combinato penso che se sta infortuni. bene, se in condizione, uno che vi possa dare una bella mano in questa A me categoria, eh. ha fatto piacere intanto che lui abbia accettato subito e di corsa, è venuto a darci una mano, è stato sfortunato ieri, però diciamo che è un giocatore di un certo livello che ci può dare assolutamente la mano e ci fa piacere averlo con noi. Bene. Mentre passando all'altro girone, sono rimasti invece in tre a punteggio pieno dopo 2 gare. Sicuramente il Mozzate è una delle favorite. Diciamo una piccola sorpresa per Figi Nuggiatese, che comunque sono squadre abbastanza ambiziose, e hanno vinto tutte e tre la loro terza partita. E poi da segnalare anche il primo successo della Fulgora Piano, che sicuramente è una delle favorite del girone e che aveva perso all'esordio All'esordio. proprio col Mozzate. Ieri ha vinto una partita in rimonta contro l'Alario 3-2. Ad Appiano Gentile. Sì, tra le altre cose vedo il pieno recupero anche in Esatto, sì. Volvittoria. Ti 2 gol in più di 10 minuti che hanno permesso di ribaltare il risultato. faccio una domanda che mi piace sempre fare. Tanto ormai il Dimmi. campionato è partito, avresti preferito andare in altro girone? Ti dico no, nel senso che così a pelle fin dall'inizio ho sempre pensato che il girone B secondo me ha qualche insidia in più, In più. nel senso che un po' di squadre non si Per conoscono, quello, che secondo ok. me Uggiate, Figino sono squadre grognose, nel senso che danno sempre Si fastidio. parla bene anche del Dal Pozzo, tra l'altro, che è una squadra che non si E delle conosce. Mozzate anche. Mozzate è sicuramente una squadra Ovviamente molto attrezzata. L'Alario stessa, che ieri ha perso il derby con la Fulgor, si è rinforzata ed è una squadra sicuramente anche lei preparata per stare in alto. Nel nostro girone ci sono un po' più di certezze, diciamo, ecco, nel senso che almeno seguendo quelle che l'impressione. sono le impressioni date dagli scorsi campionati. Poi è bello il calcio anche perché ogni Ah, campionato a sé, certo, ogni partita a sì. sé, dunque. Dobbiamo aspettare anche qua ancora qualche partita Sì, per capire sì. meglio come si delinea poi la classifica e quindi, Assolutamente. insomma, le ambizioni delle varie squadre. Luca, a
Abbiamo finito? No, Ok. ricordiamo che ci sono degli impegni di settimana Esatto, in prossima. chiusura di trasmissione, un po' l'agenda della settimana, perché siamo inizio stagione, ci sono sempre tanti appuntamenti. Abbiamo già detto che definirò questo campionato Esatto, giovedì, mentre ottavi giovedì di finale in Coppa gara secca di Italia. Coppa Italia. Giovedì ci saranno tre partite che vedranno interessate squadre di seconda categoria, Coppa Coppa Lombardia, Lombardia. 32esimi. Sì, si giocherà la Salo Stuardo giocherà in casa con la Pro Juventute. Il Lambrugo ospiterà la Cascina Matese e poi ci sarà la sfida tra Castellarizzati e Alba Vida che si giocherà a Castiglione Intelvi, a Infatti, casa probabilmente di Mister Maroni, eravamo già quasi pronti, organizzati, andiamo qua vicino a fare un bel servizio, ma diciamo in un'altra settimana a Castiglione sarà dura. e poi un turno internazionale al girone di sondo di seconda e terza Che categoria, vede sempre giovedì impegnare sera, due al polacche, Tovaresco. sì, perché lì sono più giornate, poi fanno una Una sosta più serie di lunga, più quindi giorni. giocheranno ancora dopo un altro turno infrasettimanale. Per questa puntata è tutto, chiudiamo con l'angolo Amar Cord prima dei saluti, anche quest'oggi. Qui stiamo facendo vedere in sovraimpressione la foto di una squadra di circa più di 10 anni fa, 11 o 12, che appena terminerà la trasmissione potrete trovare il post sulla nostra pagina Facebook. Vi invitiamo ad andare a guardarla, a vedere chi c'è, perché c'è qualche ragazzo che gioca ancora in questa squadra, e a commentare, a taggare appunto chi riconoscete nella squadra dell'angolo Amar Cord di questa puntata del 1º ottobre che termina qui. Allora, ringrazio tantissimo Matteo Cantale, questo nuovo giovane direttore sportivo della Casnatese. Salutami Fulvio Tettamanti, che so che è dentro in società. Ringrazio Luca Binder, Luca Grazie. Pinotti e Luca Ferrari in regia con il supporto di Gabriele. E per quanto riguarda Varlario Sport, vi ricordo che la puntata è andata in diretta questo lunedì, potete rivederla tutta la settimana sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito www.varlariosport.it. Ci rivediamo la prossima settimana, sempre di lunedì. Grazie a tutti e buona serata, arrivederci. Ciao. Ciao, buona serata.